la mala sanità, la santità, più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di folli, più super pensioni, più ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Amici, buonasera, siamo con Fortunato Sommella, siamo in Piazza Carità. Un altro incontro con la gente, tra la gente di Napoli, ci avviciniamo a una data importante. Il giorno 11, il Hotel Mediterraneo, ci sarà una conferenza stampa di presentazione del programma. Siamo in questa piazza, Piazza della Carità, davanti al monumento a Salvo d'Acquisto, verso il quale portiamo il massimo di rispetto. L'emblema della città di Napoli. Abbiamo riscontrato questa mattina grande consenso verso le nostre problematiche. Questo banchetto, molto il solito banchetto, il nostro banchetto tradizionale, dove tentiamo di dare a coloro i quali passano e ci chiedono spiegazione sulla materia pensionistica, molto spesso ci troviamo dinanzi a persone che non sanno determinate cose e tentiamo di favorirle, di darle le nostre conoscenze e metterle in condizione di poterne fruire a livello operativo, visto che gli enti previdenziali non tirano per il cittadino, anzi il cittadino lo mandano ormai, chiunque si rivolge agli sportelli dell'INPS, INPDAP, che adesso sono un tutt'uno, ecco, vengono inviati ai CAF, ai patronati, e quindi non danno loro le spiegazioni dovute. Noi tentiamo con questa nostra organizzazione di unire il fatto sociale e di dare a questo fatto sociale un minimo di rappresentanza che non c'è. Alle nostre spalle ne fanno di tutti i colori, noi ci vediamo le pensioni, ecco, diminuite, senza sapere il perché è stata diminuita la pensione. Ci troviamo un mese e pigliamo 100, un mese 105, un mese magari torniamo indietro al 100 e non sappiamo il perché. Dico questo perché davanti al nostro banchetto stamattina un pensionato è venuto e ha detto: io sono andato in pensione a novembre ho preso una pensione di 600 e rotti euro, però poi mi è arrivata una lettera dell'INPS che mi ha aumentato questa pensione a 1.000-1.100 euro. Dico: come mai? Perché sono state rivalutate, è stata rivalutata la pensione sulla base di contributi che non erano stati considerati. Dico: e beh, allora qual è il problema? Finalmente siete contenti? Dice: no, perché sono arrivato a marzo e ho preso quasi 100 euro in meno. Allora io ho dovuto spiegare a questo amico che, al di là del fatto che deve premunirsi di un PIN, perché anche se non è capace di utilizzare un computer, perché ci troviamo anche di fronte ad una platea che molto spesso non sa utilizzare il computer, allora venite con il PIN vostro, vi scaricherò, vi farò avere attraverso la nostra organizzazione lo schema della liquidazione della pensione, vi farò avere il vostro stadino paga ultimo e quello precedente, in maniera tale che vi dimostrerò che ci sono una serie di notizie che riguardano le addizionali IRPEF comunali, addizionali IRPEF regionali, ci sono le trattenute sindacali, ci sono tante di quei balzelli che fanno arrivare la pensione rispetto al valore nominale di 1.200-1.300 euro a 900-980 euro giù di lì. Questa è una delle tante cose, evidenze che ci vengono fatte davanti a questo banchetto. Poi ci sono le pratiche pensionistiche, guardate che sono veramente una qualche cosa di allucinante, perché la gente addirittura in molti casi paga per farsi pagare la pensione. È incredibile, con tutti questi CAF e patronati che stanno sul territorio e che dovrebbero offrire servizi gratis, c'è da qualche parte qualcuno che per farsi la domanda di pensione deve pagare. È incredibile. Allora, bisogna riconoscere a Fortunato Sommella che lui ha sempre tenuto uno sportello aperto tramite televomero, tra l'altro
con tante emittenti proprio per comunicare questo disagio del pensionato, e sembra però che nel momento che si vada a votare il pensionato rimane vincolato al suo partito. In realtà il suo è un partito che va al di là dell'ideologia per raggiungere un obiettivo, cioè creare una vita diversa al pensionato. Abbiamo toccato un punto dolente: andare a votare, cioè avere una rappresentanza. Cioè, noi qua non stiamo perché vi parla un 72enne, fatemi gli auguri perché oggi è il mio compleanno. Auguri! Il messaggio che noi stiamo lanciando è che nel tempo abbiamo lanciato attraverso le emittenti televisive che ci hanno consentito di avere voce, ecco, non servono se non a far capire a coloro i quali sono attenti le cose così come stanno, però non servono per realizzare strumenti validi che sono purtroppo presenti nelle istituzioni. Se i pensionati si ritrovano nello stato in cui si trovano è perché sono stati sempre gestiti dai sindacati, perché i sindacati gestivano con un grande conflitto di interessi le pratiche pensionistiche da un lato, banalizzo, e però gestivano le presidenze e tutti gli organismi degli enti previdenziali nazionali, per cui si creavano delle situazioni e un silenzio che non portava alla difesa delle pensioni, e lo abbiamo visto oggi. Ma oggi si aggiunge ad un potere sindacale ridotto un grosso potere della politica, del Parlamento italiano e del governo italiano. Che sta succedendo? Che i signori della politica si svegliano una mattina, come sta accadendo per le pensioni di reversibilità, e mi auguro che qualcuno dei presenti voglia dire qualcosa nel merito, e stabiliscono che la reversibilità la vogliono portare in un calderone diverso, che è quello dell'assistenza, venendo meno ad un principio e ad un patto che risale a quando sono state istituite le pensioni di reversibilità, senza considerare che già noi paghiamo attraverso una rapina automatica che lo Stato fa sulle pensioni normali quando muore il coniuge o rimane l'avente diritto, del 40%, al quale si aggiunge un ulteriore 10% se c'è un reddito di un certo tipo, e man mano che si va avanti con un reddito più alto ancora rapina. Noi, detto questo, diciamo che nelle istituzioni, in Parlamento non ne parliamo, non c'è nessuno che difende i pensionati, noi siamo un peso per tutti i parlamentari e per tutte le forze politiche tradizionali. Non nelle istituzioni locali, a livello regionale, provinciale e comunale, non c'è una rappresentanza che difenda i pensionati. Allora, che cosa noi stiamo facendo adesso, a conclusione di un iter che dura da 12 anni, stiamo dicendo ai napoletani: è venuto il momento di dare considerazione ad una forza politica, sociale soprattutto, che vuole rappresentare i pensionati partendo dal basso, partendo dalle municipalità, per arrivare in consiglio comunale e poter amplificare la voce della protesta di un grande parte di questo popolo italiano, che assomma ad oltre 20 milioni di pensionati, badate bene. Allora, su questo piano noi o ci organizziamo, o di fronte al prepotere della politica, del sindacato, di gente che ci ha scaricati, noi non potremo fare altro che accettare, ma in maniera talvolta anche inconsapevole, quello che ci viene propinato. Io l'ho lasciata parlare, ora diamo voce anche a qualche altra persona. Prego. Volevo ringraziare Fortunato Sommella che ci ha invitati per dare un po' di visibilità a questo problema della reversibilità, perché gestendo un gruppo, vari gruppi su Facebook, si è scatenato un po' di allarmismo, perché la maggior parte dei pensionati titolari di pensionari superstiti, anche se tutti quanti potrebbero pensare che è un problema che non riguarda, invece nei nostri gruppi la maggioranza è formata da giovani donne, giovani uomini, io compreso, purtroppo anche con figli piccoli, e aggiungere a una tragedia di aver perso il coniuge in giovane età quella di gestire
una famiglia con figli piccoli, con un solo stipendio e spesso nemmeno quello, ma con una misera pensione che nella media è di 650 euro al mese, anche il rischio di vedersela decurtare o addirittura annullare solo per effetto di comparare la pensione, la previdenza con l'assistenza, e quindi qualunque tipo di reddito, anche figurativo, fa venir meno un diritto, non acquisito, perché, però comunque soldi versati obbligatoriamente. Qua stiamo parlando di cifre che sono veramente minime. Io insomma, se voi vedete il bilancio dello Stato, no? Quante spese inutili ci sono? Ma è possibile mai che si deve solo ed esclusivamente tagliare i pensionati? Non lo so, la preoccupazione è che adesso si sta discutendo il DDL sulla povertà, in cui si assegnano delle risorse e quindi si va a togliere praticamente dai fondi per le pensioni di flessibilità. Però senza stabilire in che modo, quali sono i limiti e qual è il minimo dignitoso per vivere. Il problema è stato trattato da lei prima e il signore ce l'ha di nuovo ritrattato. Ma io volevo lasciare un attimo per tornare un po' alla situazione di Napoli. Perché? Perché Napoli domani si votano le primarie. Bassolino addirittura non si è presentato al confronto ed è brutta questa cosa. Qua siamo sotto la sede del Partito Democratico. Un giudizio. Io il giudizio su queste forze politiche lo do in maniera complessiva. Io invito i napoletani a capire. Noi oggi sul nostro volantino di pubblicità, ecco, per dare ad intendere ai napoletani quella che è la realtà, abbiamo scritto in maniera molto chiara 1976-2016. Sono esattamente 40 anni che si succedono alla guida del comune, da quando è stato eletto Valenzi sindaco, esponenti della sinistra napoletana. Allora, se la realtà è quella che vedo io e che viene espressa, ecco, su questa stamattina, noi abbiamo ascoltato tante di quelle persone, la miseria nera, grande miseria, grandi difficoltà nelle famiglie, non c'è un posto di lavoro, non c'è una lira per campare. Io stamattina sul mio telefonino ho ricevuto, perché sono stati distribuiti i volantini, una persona che vive da 5 anni in un dormitorio pubblico, si chiama Daniele, il sindaco lo conosce sicuramente perché mi fa riferimento a situazioni di contatto che ha avuto. 5 anni in un dormitorio pubblico, ha 3 figli, è disperato. Se questa è la situazione generale, io dico, cari amici napoletani, noi abbiamo un'occasione tra 3 mesi, più o meno. Voi o vi sganciate da questa sinistra e date una fiducia diversa a chi ve la propone, e nel nostro caso vi proponiamo un sindaco che è un imprenditore, che non è legato in maniera stretta ai partiti, e questo a noi ci fa godere, perché siamo schifati dai comportamenti dei partiti della destra, della sinistra, del centro. E io lo dico chiaramente, senza paura di essere smentito: se a Napoli ci fosse stata un'opposizione in questi 40 anni, avremmo avuto un'alternanza, una volta la sinistra, una volta la destra, una volta il centro. Qua sono 40 anni che la giostra è sempre la stessa. Si ripresenta, lei ha citato Bassolino, si ripresenta Bassolino, ma che devo commentare io? Io ho messo i manifesti a suo tempo, quando c'era l'immondizia dove ci navigavamo dentro, la sua effigie, quella della Iervolino e dei Piacolari Scano e tanti altri, esposta nelle strade della città, sui cumuli di immondizia. Noi adesso lo rivediamo in ballo, ma stiamo scherzando? E allora, che devo dire ai napoletani? La dovete smettere. Allora, c'è un partito pensionati, vuole difendere, ecco, e vuole rappresentare nelle istituzioni l'ambiente dei pensionati, certamente di oggi, ma soprattutto quelli di domani. Consentiteci e contattateci, perché noi non parliamo di noi anziani e basta. Noi diciamo
i pensionati di oggi hanno la loro pensione, la dobbiamo certamente difendere, però soprattutto noi dobbiamo smentire questo potere arrogante dei partiti a livello parlamentare che lasciano intendere che i giovani non hanno diritto alla pensione. Questo è un ladrocinio, perché loro dovrebbero essere tanto, se vogliono portare avanti questa tesi, tanto onesti da dire da domani mattina i contributi non vengono più pagati né trattenuti dalle buste paga dei lavoratori e né viene chiesto alle aziende di versare i contributi. In questa maniera ci sarebbe onestà, in maniera diversa assolutamente no. E allora, amici napoletani, telespettatori e telespettatrici, noi continueremo, guardate, noi siamo in presenti in questa emittente che ci dà la possibilità di esprimerci, è l'unica. Noi non riusciamo ad avere contatti con emittenti che ci mettano a confronto con le altre forze politiche. Non c'è niente, bisogna pagare, i pensionati i soldi non ce li hanno. Se c'è qualcuno che vuole finanziare il partito pensionati d'Europa, lo faccia, si faccia avanti, si faccia conoscere, perché noi non siamo nelle condizioni di praticarlo. E allora non ci chiama la RAI, non ci chiamano i Mediaset, non ci chiamano le televisioni locali, e allora noi diciamo attrezziamoci nelle piazze, attrezziamoci attraverso questa emittente, chiamate ai numeri che vedete in sovraimpressione, contattateci, perché noi siamo disposti a tutto pur di realizzare la vera difesa dei pensionati, portando una rappresentanza dei pensionati nelle municipalità, in tutte 10, via i 10 presidenti precedenti, via i consiglieri che non hanno fatto niente, non si sono fatti rispettare, hanno perso la dignità perché dovevano andare a Palazzo San Giacomo e dire vicino al sindaco, non ci hai dato la possibilità di operare, ma che cavolo stai dicendo? Te ne devi andare oppure ci devi dare le delibere per essere capaci di stare nel quartiere, nei quartieri della municipalità e gestirle i problemi della gente. Invece ci fai pigliare soltanto gli schiaffoni. Allora noi su questo piano stiamo. Allora vi invitiamo, ecco, a contattarci, a capire noi da dove partiamo, che cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare. Il nostro intento è quello di difendere i pensionati di oggi e quelli di domani. Qual è il vostro gruppo Facebook? Il nostro gruppo su Facebook è Movimento per i diritti dei vedovi, quindi sì, in effetti è trasversale perché raccoglie un po' di persone da tutta Italia, di tutte le età, che hanno questo problema e sono titolari ovviamente di pensioni di reversibilità. Purtroppo ci sono anche molti giovani, moltissime donne con bambini piccoli, figli piccoli, e quindi insomma siamo particolarmente preoccupati insomma dalla situazione che si prospetta questa discussione in Parlamento del decreto. Ma sembra che il governo abbia smentito questo fatto. Sì, in effetti l'ha smentito, però come diceva Damiano, insomma, che in effetti è colui che sta preparando questa discussione, ha sollevato il problema, dice se non viene eliminato questo passaggio, ovviamente, cioè quella è una questione proprio linguistica, se tu mi dici che tu passi dal previdenziale all'assistenziale, quella è, quindi viene ad essere raccolto tutto sotto quella voce assistenziale, ci sta poco da fare, quindi per quanto possa essere smentito, insomma, se non si elimina quella voce, quel passaggio non si risolve. Cosa ne pensa di un governo che taglia in maniera così tremenda a una persona che già vive una sofferenza? Cosa posso pensare? Noi viviamo queste esperienze sulla nostra pelle, quindi posso pensare tutto il peggio possibile, insomma, ovviamente, perché innanzitutto penso che non si rendano proprio conto delle situazioni che noi viviamo. Io vengo da un'esperienza anche associativa che raccoglie gruppi di persone vedove, insomma, e quindi conosco storie drammatiche veramente, cioè non se ne ha un'idea. E noi dobbiamo innanzitutto pensare che chi è il titolare della reversibilità? Può
essere chiunque, anche domani mattina una persona non si sveglia e la moglie o il marito diventa automaticamente purtroppo titolare di questa pensione, e a questo non si pensa minimamente purtroppo, e quindi siamo, come si dice, sotto al cielo, siamo tutti passibili di sventure del genere, quindi non si può alimentare questo disagio con una tragedia, insomma, e aumentare ancora di più questa situazione drammatica. Ha parlato con Fortunato Sommella, che idea si è fatta di Fortunato Sommella e del partito pensionato? Io è una persona che non conoscevo, confesso, e mi è sembrato molto una persona molto preparata e combattiva, insomma, che sente molto il problema del pensionato, anche perché questo fatto che dicono i giovani non avranno pensioni, insomma, è una cosa che non promette affatto bene, è un'ingiustizia. Io non parlo per me, magari noi presenti che siamo già titolari dicono non ci toccheranno, però non considero affatto giusto che sia i giovani in generale e sia una persona che va incontro a una sventura, insomma, non possa avere poi un mezzo di sussistenza per il domani. Sicuramente Fortunato le avrà fatto l'offerta di partecipare alle elezioni, si sente di farlo? Insomma, è una cosa a cui devo pensare. Stamani al banchetto del partito pensionati c'era un giovane, come si chiama? Gianluca Pogna. Gianluca, perché sei qui al banchetto dei pensionati? Per aiutare, secondo me, quello che ha bisogno, diciamo, persone più bisognose, che ha bisogno, diciamo, una buona pensione, che come ha detto prima il dottor Fortunato, abbiamo persone molto poche, quindi cerchiamo di migliorare le persone, anche per aiutare persone che purtroppo non possono arrivare a fine mese, quindi a maggior ragione anche persone, per aiutare anche gli invalidi, per dire così, per essere più vicini a queste persone. Cerchiamo noi almeno di dare una voce al popolo, perché non crede, e quindi noi diamo una possibilità in più per quello che vogliono fare e quello che vogliono dire. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non ho.